Benvenuti e bentornati su Fair Play. Il professionismo adesso è ufficiale. Il professionismo adesso è ufficiale ed è anche ufficialmente su carta, non è più a parole. Quanto è stato detto precedentemente adesso diventa chiaro a tutti gli effetti. La Serie A femminile 2022-2023 sarà il primo campionato di calcio femminile professionistico e non più dilettantistico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le calciatrici, quindi le atlete, saranno stipendiate come delle professioniste e non più come delle dilettanti. Inoltre la Serie A cambia formato. Non più 12 squadre, bensì 10. Una volta conclusa la fase di andata e la fase di ritorno del campionato, le prime 5 classificate giocheranno i playoff e la prima classificata sarà campione d'Italia e andrà in Champions League, mentre la seconda classificata andrà solo in Champions League. Le ultime 5 classificate del campionato generale giocheranno i playout. L'ultima classificata dei playout scenderà in Serie B. La penultima dei playout si scontrerà contro la seconda classificata della Serie B, mentre la prima della Serie B salirà in Serie A. Ricordiamo che la Serie B rimane a livello dilettantistico, almeno per quanto riguarda la stagione 2022-2023, successivamente si vedrà il da farsi. A tal proposito si è espresso Gabriele Gravina, il presidente della FIGC, con testuali parole. Oggi è una giornata importante. Finalmente ci sono le norme che disciplinano l'attività e l'esercizio del professionismo del calcio femminile. Siamo la prima federazione in Italia ad attuare questo importante percorso. Oltre a lui si è espresso anche Carolina Morace, ex calciatrice della nazionale e di numerosi club italiani, ex allenatrice del Milan femminile e della Lazio femminile, la quale ha espressamente detto che non sia un traguardo, ma che sia il risultato di una partenza. È positivo. Ci sono tanti esempi in Europa. Non siamo i primi. I 90.000 spettatori a Barcellona dicono che c'è interesse per il calcio femminile anche in paesi latini come la Spagna e l'Italia. I risultati dell'Italia hanno certamente contribuito, così come l'ingresso delle squadre professionistiche. Vanno fatti complimenti alla FIGC e al presidente per il fatto che sono stati i primi a farlo. Dimostra che grazie alla sua sensibilità si è arrivati a questo traguardo. Ora mi auspico che anche altre federazioni facciano altrettanto. In effetti, come la stessa Morace fa intendere, ci sono delle federazioni come quella spagnola, quella francese, quella inglese, parlando solo dell'Europa, che sono già a livello professionista. Nel resto del mondo non ne parliamo, basta pensare per esempio agli Stati Uniti d'America, ma non è ancora completato il percorso. L'Italia adesso entra nel livello del professionismo, con la Serie A. Ed è già un bel passo in avanti. Dal 1 luglio, quindi, il professionismo sarà per la Serie A. E questo era tutto per oggi, grazie per averci guardato. Vi ricordiamo che se volete approfondire questa notizia potete andare su www.calciofemminileitalia.it e noi ci rivediamo sempre qui su Fair Play, storie di calcio, storie di vita.